tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Questo è un video in cui ci saranno delle immagini con della musica, un video abbastanza breve, solo per farvi vedere la prima nevicata di questo anno che sta finendo, il 2021. È caduta la prima neve ieri, una giornata veramente impegnativa, anche perché abbiamo spalato la strada sterrata che porta fino a casa nostra. Le altre strade sono relativamente pulite, ma sempre in alcune zone in ombra, e quindi si crea del ghiaccio, e per quelli come me che hanno una semplice macchina non 4x4 c'è l'esigenza di dover mettere le catene. Sono disagi che la neve crea, soprattutto in questo posto dove vivo. Sono a 650 metri più o meno di altezza, e quindi qui la neve ci mette un po' di più ad andare via rispetto alla pianura. Le strade sono più trafficate in pianura, quindi col vai e vieni delle macchine si puliscono abbastanza in fretta, e mentre qui ci sono molto meno macchine, perché è praticamente una borgata, quindi a salire su siamo non tantissime persone, e quindi c'è sempre da sperare che il via vai delle macchine pulisca anche un po' la strada. La strada viene pulita regolarmente, però comunque nelle zone in ombre si creano delle lastre di ghiaccio che sono abbastanza pericolose, quindi bisogna fare molta attenzione. Però questi sono i disagi che crea la neve, regalandoci però dei bellissimi scorci, dei bellissimi paesaggi, e soprattutto mentre nevica c'è questo silenzio che a me piace veramente tanto. Insomma, la neve poi alla fine è un qualcosa di veramente molto bello, e soprattutto molto utile. Deve nevicare perché c'è proprio bisogno della neve in inverno. Gli ultimi inverni sono stati abbastanza, come dire, secchi, non ha nevicato tantissimo. L'anno scorso ha nevicato una sola volta molto velocemente, poi si è subito dileguata, lasciando il paesaggio che sembrava quasi primaverile, però questo non fa molto bene alla natura. Le stagioni ci devono essere, e ci deve essere anche la neve, anche a più riprese, nonostante appunto possa creare dei disagi. Però con le catene, con una macchina normale in cui possiamo mettere delle catene, si può salire e scendere senza problemi verso il paese. Al limite bisogna sperare che nevichi magari nel weekend, in modo da stare a casa, avere il tempo di spalare la strada. Noi abbiamo circa un 200-250 metri di strada da spalare, e si fa comunque. Non è un problema, ci vuole soltanto un po' di impegno, però tutto questo viene comunque sempre ripagato. Quando la natura ci mette davanti a delle difficoltà, poi dopo ci ripaga sempre con dei paesaggi splendidi, con delle atmosfere veramente, direi quasi incantate, e tutto ciò rende piacevole il fatto di vivere comunque sempre in mezzo alla natura, agli animali, alle piante. È una cosa molto importante questo riconnettersi con la natura, è una cosa veramente molto importante. In questo video non parlerò di uno specifico, magari riguardo le piante o d'altro. Vi lascio con delle immagini con la neve del mio giardino, appunto per farvi vedere l'incanto di questa nevicata in questo luogo. Io abito a Famolasco, 650 metri di altezza, in Piemonte, e oggi niente, è una bellissima giornata, c'è un bellissimo sole, ho fatto anche uscire i gatti così possono andare anche loro a correre un po' sulla neve se gli va, ma sono un po' spaventati. Ieri io e Giorgio abbiamo creato dei sentieri in modo che anche i gatti, o comunque anche per noi, sono comodi per potersi muovere senza entrare con i piedi dentro la neve, nonostante ne sia caduta un po', ma non tantissima. E niente, tutto ciò è molto piacevole. Vi lascio quindi a queste immagini, alla musica e alla neve. Ciao, al prossimo appuntamento in giardino.